Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale dove parlo di manga, fumetti e quant'altro. Oggi volevo fare questo breve video unboxing per vedere un po' questa nuova e ultima edizione di Alita, la Panzer Edition. Constatare un po' com'era questa edizione composta da ben tre volumi molto molto grandi, dal costo anche non indifferente di 75 euro. Come possiamo vedere proprio qui sotto, naturalmente si deve contare che questa è tutta l'intera serie con le storie appunto di Alita. Molti erano comunque perplessi per come alla fine un'edizione tanto grossa possa essere alla fine pratica per una lettura, diciamo, agevole. E quindi vediamo adesso, sbustando, vedendo, diamo un po' un'occhiata a questa edizione, se davvero merita. Allora, iniziamo dal primo volume. Allora, al tatto è molto, comunque molto leggera perché naturalmente la carta non è, diciamo, né pessima, ma neanche eccelsa, una via di mezzo. Naturalmente non è trasparente, se possiamo vedere attraverso la pagina, non vediamo quella successiva, già questo è un bene. La lettura è nel senso originale, come l'opera originale appunto giapponese, presente sia le prime pagine a colori. Buono, sovraccopertina, ok, anche piccola pubblicità per il film, questa bandella, cioè tutto sommato l'apertura delle pagine è buona, è morbida. Io adesso sto usando solo una mano e non sto facendo assolutamente fatica nel sfogliarlo, quindi direi che può sembrare pesante, ma non lo è, davvero non lo è, lo tengo con una sola mano, quindi è ok, così come anche il secondo e il terzo volume. In più all'interno abbiamo questo mini fascicolo con una breve intervista fatta appunto all'autore di Alita, Yukito Kishiro, dove ci parla un po' della sua esperienza, di come è nata l'opera e del mondo del fumetto che, diciamo, è molto cambiato dai suoi inizi durante gli anni 90. Allora, nel complesso direi di ritenermi abbastanza soddisfatto per questa, diciamo, questo box contenente appunto questi tre bei volumi giganti. Il box è comunque molto solido, è bello compatto. Di per sé la rilegatura, come ho detto, e le pagine non presentano problemi. Quindi, se non avete nulla di Alita, io ci terrei a consigliarvi, diciamo, quest'opera appena uscita, la Panzer Edition. E detto questo, il video finisce qui. Io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un like, di commentare, condividere e iscrivervi al canale Il Buon Fabio. Detto questo, vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao ragazzi!